Apparecchio a manovella. Uso del treppiede indispensabile. Apparecchio a motore. Treppiede desiderabile. Il primo ingrediente di questo film, che è quello fondamentale, è il fondo Augusto Gandini, cioè sono le immagini che provengono tutte da un unico fondo, le immagini del cinematore Augusto Gandini. Augusto Gandini di formazione era un chimico, per lungo tempo ha lavorato per la Italcenti, cementifici italiani. Questo ha fatto sì che avesse una vita abbastanza dinamica, che è qualcosa che aggiunge tantissimo alla varietà di questo fondo. Era un chimico, sviluppava da sé le sue pellicole, viaggiava tantissimo, quindi già aveva di suo una passione per la fotografia. Quando ha comprato la prima cinepresa ha avuto modo di mettersi su un piano di sperimentazione costante con diversi tipi di scenario, diversi tipi di situazione. È un fondo di grande ricchezza e anche di grande consistenza se consideriamo il periodo storico a cui fa riferimento, perché Gandini ha filmato tra il 1927 e il 1942, sono 26 bobine, parliamo di quasi 10 ore di materiale. Di bobina in bobina in questo fondo si aprono sempre degli scenari nuovi. Si può analizzare un'evoluzione del linguaggio cinematografico, cioè della sua padronanza tecnica, la qualità della ripresa, la correttezza dell'esposizione, della messa a fuoco dei soggetti, cose che per noi oggi sono scontate, ma si filmava con delle camerine piccole così e il processo era abbastanza empirico, bisognava farsi la mano per filmare bene. E Gandini è uno che arriva a filmare benissimo nella sua vita. La rappresentazione pura e semplice delle persone, senza altro scopo che quello di riprodurne i lineamenti o qualche gesto, è fotografia animata, non è cinematografia. Questo fondo di Augusto Gandini ci è arrivato diviso per bobine digitalizzate. Queste bobine però non erano, come dire, in ordine cronologico perché erano già state montate dal cinematore. Quindi il primo lavoro che abbiamo fatto è rimettere in ordine cronologico tutto il fondo. Quindi il primo lavoro di montaggio è stato ricostruire la vita di questa persona negli anni in cui ha girato. È stato come ripercorrere la vita di un pezzo di vita di una persona e anche la sua evoluzione artistica. Per un ambiente interamente o quasi interamente all'oscuro. 8000 watt con lampada a incandescenza. Si può osservare un miglioramento tecnico all'interno di questo fondo e anche una crescente ambizione dei suoi tentativi, perché all'inizio lui filma davvero il primo bagnetto della sua prima figlia utilizzando un treppiede e un cavalletto. Arriviamo nel finale del film, vediamo delle scene, insomma, esercitazioni militari in Etiopia, dove lui ha chiaramente anche diretto in qualche modo queste esercitazioni militari, perché si trova al centro della stessa scena che lui sta girando, quindi c'è una capacità ormai di messa in scena tale da restituire l'impressione di una realtà che quasi obbedisce alla sua ripresa. C'è una capacità di rappresentare, c'è una capacità di dire delle cose, c'è anche, se vogliamo, un'ideologia in qualche modo che traspare. Da lì lo spunto per una ricerca, per cercare di capire che cos'è che aveva guidato quest'uomo a produrre queste immagini. Questa famiglia conserva tantissime delle cose di Augusto e tra le tante cose c'era una piccola selezione di manuali di cinema che lui aveva letto. Erano 4-5 manuali, lì si apre un mondo perché sono degli oggetti interessantissimi, perché si capisce subito che c'è un'idea di una serie di operazioni, una serie di pratiche che devono essere seguite e rispettate per arrivare a fare il film perfetto, il film giusto. Il film che era richiesto, perché è soprattutto questo, poi il libro di Cauda che abbiamo usato per il testo, lì c'è proprio un'idea che l'attività cinedilettantistica si debba alla fine mettere al servizio di qualcosa, che non è una pratica meramente legata al diletto, ma che debba diventare una pratica documentaristica ai fini di una più ampia propaganda, quindi in senso molto lato, nazionale. Il
primo montaggio del film è stato fatto in forma cartacea. Cioè, ci siamo detti facciamo uno storyboard che però non sia semplicemente uno storyboard di inquadrature, ma che sia una selezione di quello che noi troviamo all'interno dei manuali e una serie di immagini still prese dal fondo Gandini stesso. Cerchiamo di fare un gioco di accostamenti per immaginare quale può essere il primo montato del film. Nel montaggio interno volevamo rispettare il più possibile la poetica del cinematore, quindi non ci sono interventi grossi di tagli di inquadrature piuttosto che di stravolgimenti di sequenze, eccetera. Sarebbe stato molto facile rendere il film più appetibile sconvolgendo questa cosa, ma i presupposti del progetto non lo permettevano ed è stata anche quella la sfida. La tecnica è il veicolo dell'ideologia, cioè quello è l'elemento centrale del progetto. Però per tutto il tempo noi quello che ci siamo detti è che bisogna analizzare quelle che sono le sue adesioni alle regole, tanto quelle che sono le sue resistenze alle regole. Infatti poi una delle sequenze che secondo me colpisce di più nel film è questa sequenza di questi salti all'indietro filmati da Gandini, che rappresenta un po' un suo momento di libertà. Qui è interessante perché poi il trucco realizzato con la camera sembrerebbe il tripudio della tecnica, invece dove sembra riuscire a superarla, a sublimare la tecnica. Queste immagini venivano proiettate con il proiettore a casa, il proiettore fa un suo suono, le immagini venivano discusse dalla famiglia, commentate, ma insomma, come guardare i filmini delle vacanze, li guardi parlando, sono un supporto per una memoria di famiglia. E ci si abitua così tanto che uno a un certo punto il suono lo sente lì, cioè c'è il suono di quelle immagini, quello che succede, quindi sembra che possano andare benissimo anche da sé e quindi non viene immediatamente l'idea di sonorizzarle. Io mi sono occupata appunto di tutto quello che riguarda la colonna sonora, dalla registrazione al montaggio del suono, ho seguito insomma la composizione delle musiche e ci ho anche suonato. La musica è stata composta da Enrico Gabrielli ed è una musica appunto originale che lui ha scritto ispirandosi al film, quindi il modo con cui lui ha composto è stata una suggestione a partire dall'immagine. E la musica è fatta da 15 piccoli frammenti, quindi piccoli brani da 3 minuti l'uno circa, di diversissima estrazione, quindi lui è anche un musicista molto eclettico, nel senso che utilizza elettronica e percussioni e ha chiesto a me di contribuire e a mia sorella perché suoniamo 2 strumenti antichi, il liuto e la tiorba. La musica non è mai stata sentita come gregaria del film, ma come altro elemento aggiunto, un po' come tutti gli elementi di questo film, no? Come un piccolo puzzle in cui questi piccoli frammenti dovevano incastrarsi. E il fatto che avessimo questi piccoli cammei musicali, no? di pochi minuti, faceva sì che noi un po' obbligatoriamente abbiamo dovuto lasciare tanti spazi di silenzio. E questo in fondo è anche un po' stato un modo di restituire quello che era il film, cioè la fruizione poi originale di questi materiali che erano un film muto di fatto. Per evitare sciupio di tempo e di materiale, per ottenere un risultato organico e completo, è indispensabile preparare anzitutto il manoscritto. Sulla voce abbiamo fatto varie ipotesi, perché la voce vuol dire una persona, quindi chi è questa persona? Cioè, il punto interrogativo principale era questo, anche perché essendo un film delicato dal punto di vista del messaggio, dell'ideologia che veicolava, allora sicuramente questa persona non poteva essere una persona che dichiaratamente aderiva al messaggio del manuale, quindi non poteva essere un attore che appunto interpretava e divulgava, non poteva essere lo scrittore, ma doveva necessariamente, a un certo punto l'abbiamo capito, restituire quello che ancora al film mancava, e cioè la figura del ricercatore, perché questo è un film di ricerca in fondo. Quindi è stato naturale il fatto che fosse il regista stesso che aveva fatto la ricerca di questo film a mettersi in scena. E alla fine la voce è la mia. Egli saprà superare tutti gli ostacoli e vincere ogni difficoltà. Si arriva fino all'ultimo terzo di film, dove si capisce che il linguaggio cinematografico in realtà è un mezzo per arrivare a parlare di qualcosa d'altro. Il linguaggio cinematografico è un mezzo per raccontare una pagina di storia italiana.
quell'ultima serie di immagini tra loro perfettamente concatenate e che sono perfettamente così anche nel fondo Gandini stesso, perché quindi erano già state montate praticamente da lui così, quell'unica marcia che ci porta da quelle bambine alla colonia elioterapica che escono fino a quella scena di colonialismo in Etiopia, che era Africa orientale italiana, cioè quello è il senso del film. Per me c'è sempre un fattore di irregimentazione delle immagini, poi è declinabile a livello storico e in qualche modo farlo in un'epoca dove le fonti sono più rarefatte è più facile, come caso di studio è più esemplare, consente di essere più precisi nell'analisi, però credo che cioè, di per sé quello è valido ancora oggi. Inizialmente proponevamo il film a Festival di Documentari Classici e devo dire che non c'era un grossissimo interesse per questo film. Quindi a un certo punto io ho detto, vabbè, proviamo alla Mostra del Cinema di Venezia, perché c'è sempre qualche film corto che sono un po' delle schegge, delle cose un po' fuori, diciamo, dai canoni. E poi ci è arrivata questa risposta positiva e siamo stati molto contenti. Io credo che forse questo film magari funziona meglio in festival di cinema di finzione o comunque non strettamente documentari. L'eterna ripresa dei familiari, delle piccole amiche aspiranti dive e del gatto di casa non sono sufficienti per soddisfare il cine dilettante, intelligente e dotato di senso artistico. Quando arriva quella mail lì inizia a mettere un punto, una cosa che nel mio caso dura sempre tanti anni. Quella è sicuramente forse la cosa più importante, il fatto che arrivi una possibilità di restituzione che tu consideri giusta per quel film, che possa essere il giusto contesto, e quindi dici, ok, adesso è arrivato il momento di staccarsene.